Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con i puledri di 2 anni. 9 al via, 1 Denzel Sonic, Gianni Targhetta, 2 Dahlia Lud, Vincenzo Piscuoglio, 3 Detto Fatto Laumar, Carmine Piscuoglio, 4 Doritos B, Riccardo Pezzatini, 5 Dakota dei Greppi, Antonio Greppi, 6 Damiso SL, Roberto Vecchione, seconda fila, 7 Drifa di Meletro, Manlio Capanna, 8 Drago Capar, Francesco Facci, 9 Dream Breed, Alessandro Muretti. 4 cavalli al debutto. Ricordiamo che è una corsa maiden per cavalli di 2 anni che non hanno ancora vinto una corsa. Stacco della macchina, veloce, Dakota dei Greppi cerca di scavalcare Detto Fatto Laumar, ma di dentro c'è Dahlia Lud che mantiene la corda ed è in vantaggio. Vediamo le scelte di Numero Vincenzo 1 Piscuoglio. Denzel Sonic Sembra intenzionato squalificato. a mandare Detto Fatto Laumar, che gradatamente passa al comando dopo un 15-2. Quindi al comando Detto Fatto Laumar su Dahlia Lud, poi Dakota dei Greppi. A precedere Doritos B, tutti in fila indiana, in quinta posizione vediamo Damiso SL, mentre l'unico che ci prova al largo è Drago Capar con Francesco Facci. 16-3 la seconda frazione, 31 e mezzo i primi 400 metri, cavalli sulla seconda curva con Roberto Vecchione che è uscito al largo in anticipo con Damiso SL, avanza intanto 600 che se ne vanno in 48,7, addirittura 17,2 la curva, sempre in vantaggio il figlio di Wishing Stone che si trascina Dahlia Lud, apparigliata ora da Damiso SL, poi l'altra pariglia con Dakota dei Greppi, Drago Caparra e poi Doritos B affiancato da Dream Breed. 15,6 qui davanti alle tribune, 1,4,3 il primo giro. Sta viaggiando di conserva Carmine Piscuoglio con Detto Fatto Laumar, poi sempre Dahlia Lud che si mantiene in seconda posizione, primo chilometro in 1,22, siamo sulla retta di là con Damiso SL sempre al largo, pedinato da Drago Capar, posizioni che non cambiano, sembrano un po' in difficoltà i cavalli all'esterno, frazione in 15 e mezzo, siamo sull'ultima curva con Dahlia Lud sempre seconda alla corda davanti a Dakota dei Greppi. Accenna la terza ruota Drago Capar, ma Detto Fatto Laumar nel frattempo sta aumentando l'andatura, si trascina sempre Dahlia Lud, ultima curva passata in 15-3, retta d'arrivo, duello fra padre e figlio, Carmine al comando, Vincenzo all'attacco, ma Detto Fatto Laumar ancora buone energie, viene a cogliere la sua prima vittoria in carriera, secondo posto per Dahlia Lud, mentre per il terzo sono vicini Dakota dei Greppi e Drago Capar, 29-7 a chiudere, 14-4 la retta d'arrivo. 1,18 secco la media al chilometro per Detto Fatto Laumar, questo figlio di Wishing Stone della scuderia Laumar, il training di Francesco Alessandrini alle redine Carmine Pesquoglio che vince in corsa di testa. Ci ha provato Dahlia Lud, ma può essere solamente seconda. Mentre rivediamo la lotta per il terzo perché i due sono molto vicini. Ci è sembrato che Dakota dei Greppi possa essersi difesa dall'attacco esterno di Drago Caparra, rivediamo. Sì, probabilmente Dakota dei Greppi è ancora terza.